Savona News incontra Stefano Schiappapietra, presidente della Polisportiva Delfinale, e Enza Marino di RXM Infinity Outdoor, che hanno, diciamo così, organizzato questa accoglienza agli atleti del 20K. Come stanno andando questi giorni così carichi di emozioni e di arrivi? Diciamo che è un'esperienza molto bella, che non credevo così interessante. Nel senso che abbiamo accolto volentieri la proposta dell'associazione che organizza il 20K e ci siamo incontrati e abbiamo condiviso subito tutta una serie di obiettivi legati al mondo dello sport, anche se noi facciamo prevalentemente indoor e stiamo aprendo però, grazie a Enza e idee nuove, qualcosa sull'outdoor. Però fino a quando non ti trovi all'interno, diciamo, della gara non capisci cos'è il 20K, nel senso che ieri abbiamo passato il pomeriggio e la sera qua ad aspettare gli atleti, a seguire sul telefonino le mappe per vedere dove erano, calcolare i tempi. È stato bellissimo vedere il primo ragazzo che è arrivato ieri a seguire una pazza, dico, perché Valentina è veramente pazzesca, ha dormito mi sembra 6 ore in 4 giorni. Sì, 3 ore i primi 3 giorni ed era arrabbiata perché ha dormito 3 ore l'altra notte e non ha sentito la sveglia. E poi ieri sera, poi ieri sono arrivati i primi 2 su strada, ieri sera poi lo spettacolo anche bello goliardico che fa parte dell'evento, quando è arrivato il terzo atleta in mountain bike, un ragazzo di Pinerolo, che c'erano qua gli amici, il papà, il fratello che lo aspettavano con bottiglie di prosecco ed è entrato dalla porta e è stato innaffiato con le persone di Finalborgo che si sono fermate a fare il tipo a chiamare Boris. È una bella esperienza. Poi questa mattina vedere, non so, alle 8 del mattino arrivare il primo, bello. Una bella esperienza che abbiamo già detto con Andrea Collino avrà un seguito, perché ha detto che si è letteralmente innamorato di Finale Ligure. Beh, credo che Finalborgo, voglio dire, è sicuramente la patria del mondo della mountain bike, della bicicletta, dell'outdoor, però abbia una valenza culturale, architettonica, cioè Finalborgo è unica. Per cui credo che questo sia l'inizio di una collaborazione dove si possono fare veramente belle cose. E abbiamo visto anche i bikers che sono arrivati fino ad oggi innamorati di Finalborgo. Ieri Valentina, quando è arrivata, ha cambiato percorso, si è fatta un giro dentro Finalborgo con la bici, a un certo punto l'abbiamo persa e l'abbiamo visto uscire dai vicoli. Perché comunque quando entri qua dentro poi ti innamori.